bruciano ancora per voi i Suburban Grill. Ciao a tutti e bentornati nella nostra cucina. Noi siamo i Suburban Grill, Massimo e Michela. E tra poco andrà in onda Grigliate Urbane, la rubrica culinaria in cui si sperimenta l'eccellenza. Proviamo ad unire ricette della tradizione con tecniche innovative di cucina alla brace, utilizzando il nostro barbecue urbano insieme ai normali utensili presenti in tutte le nostre cucine. Vi ricordo che Grigliate Urbane va in onda in TV e in radio e sui nostri canali social YouTube e Instagram cliccando su Suburban Grill e sul nostro sito internet www.grigliateurbane.com. Oggi torna a trovarci il nostro partner Venecu e ci fa provare tre prodotti davvero gustosi. Innanzitutto il beef dry rub che già conosciamo, creato appositamente per la carne di manzo. Per la preparazione utilizzeremo un prodotto davvero nuovo, il meat injection. E infine gusteremo questo piatto con questa fantastica salsa barbecue a base di lampone. Curiosi di vedere cosa sperimentiamo oggi? Allora mettetevi comodi e buona visione! Oggi prepariamo il chuck eye roll pullato. Prendiamo un pezzo di cuore di reale da circa 2,5 kg. Asciughiamo con della carta la condensa. E con un coltello affilato rimuoviamo tutte le concentrazioni di grasso. Ed ecco la novità, il favoloso Meat Injection di Venecu. È una marinata pronta da iniettare, adatta a qualsiasi tipo di carne, ideale per insaporire e mantenere l'umidità durante cotture molto lunghe. Procediamo quindi ad iniettarla, cercando di farlo in modo omogeneo in tutto il pezzo di carne. Venecu ne consiglia 100 grammi per ogni chilo e noi ci siamo trovati perfettamente con queste quantità. Passiamo alla marinatura a secco e utilizziamo il beef dry rub di Venecu, creato appositamente per la carne di manzo. Grazie al comodo dosatore riusciamo a cospargere il rub uniformemente su tutta la carne. Sia da un lato che dall'altro. A questo punto copriamo con della carta stagnola e lasciamo riposare in frigo tutta la notte. La mattina dopo prepariamo il nostro barbecue urbano. E lo facciamo, come sempre, col carbone naturale di antiche carbonaie, perché per questa cottura abbiamo bisogno di temperatura costante ed elevata durata. Prendiamo un tubo per affumicare in acciaio inox e lo riempiamo con chips di hickory, un legno tipico americano simile al nostro noce. Accendiamo da un lato ed esce immediatamente un fumo denso e profumato. Inseriamo quindi il nostro chuck eye roll per la fase di affumicatura. Abbiamo stabilizzato il nostro barbecue urbano a circa 120 gradi. Il nostro obiettivo per questa fase è far raggiungere alla carne i 65 gradi al cuore. E ci riusciremo in circa 2 ore.
E quando il nostro termometro ci segnalerà l'obiettivo raggiunto, rimuoviamo la carne dal barbecue per passare alla seconda fase. Lo adagiamo in una teglia e ci prepariamo a completare la cottura in foil. Quindi aggiungiamo ancora della meat injection . Inseriamo un bicchiere di Coca-Cola e completiamo con dell'aceto di mele. A questo punto ricopriamo con della carta stagnola . Reinseriamo la nostra sonda di temperatura impostando un nuovo obiettivo, i 94 gradi al cuore, che raggiungiamo dopo circa 2 ore. Per queste cotture è fondamentale la fase di rest, quindi lasciamo riposare almeno per mezz'ora. Quindi rimuoviamo la carta stagnola e restiamo sbalorditi del bark creato e dello straordinario profumo che si sprigiona. E quindi, arnesi alla mano, partiamo col momento più atteso, il pullaggio. Questa cottura consente di disciogliere completamente grassi e cartilagini, permettendo alla carne di sfilacciarsi completamente con estrema facilità. Per cui procediamo fino a ridurre completamente in brandelli il nostro pezzo di carne. Questo piatto si può gustare in tanti modi, ma oggi noi prepareremo un delizioso panino. Pane caldo appena uscito dal forno. Prepariamo la base con della salsa cheddar. Aggiungiamo la nostra carne pullata. Abbondate pure con le quantità. E passiamo all'ingrediente segreto. La salsa barbecue ai lamponi di Veneku. Questa straordinaria salsa, con il suo mix di lamponi e pomodoro, offre un fantastico equilibrio tra acido e piccante, salato, dolce e speziato, con una lieve nota di affumicatura. Aggiungiamo dell'insalata fresca di Misticanza. E dei pomodorini pachini tagliati sottili. Completiamo la fetta superiore ancora con della salsa cheddar. E a questo punto il nostro panino è completo. Pronto per essere gustato da solo o in compagnia. E buon appetito dai Sudurban Grill! Ed ecco gli ingredienti: cuore di reale da 2,5 kg, meat injection, beef dry rub e salsa al lampone di Veneku, salsa cheddar, insalata e pomodorini.